Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, nello specifico la nostra puntata numero 134. Vi ricordo sin d'ora che tutte le precedenti puntate le potete trovare anche sulla nostra pagina YouTube che ovviamente si chiama eh, Tutto Bene TV e poi seguiteci anche sui nostri profili eh, social, quindi Facebook ed Instagram. Oggi è tornato a trovarci il dottor Mirko Traversari, antropologo Fisico e con lui il dottor Luca Saragoni, anatomo patologo, Ausola Romagna, Presidio di Forlì. Bentrovati, benvenuti. Allora, intanto, se vogliamo creare un link con le precedenti esperienze qui nei nostri studi con il dottor Mirko Traversario, vi rimando alla nostra pagina, eh, ovviamente al nostro profilo su eh, YouTube, dove sono uploadate tutte le precedenti puntate. Nello specifico si trattava della numero 98 e della numero 110, in cui era stato presentato il lavoro, che è un lavoro particolare, si mettono le mani nel passato, ma in realtà con grande continuità nel presente e nel futuro. E questo lo possiamo utilizzare con i nostri amici a casa come introduzione, perché poi andremo a raccontare qualcosa che succederà proprio in Italia e proprio a Forlì. Sì, esatto, le, nelle scorse puntate, negli scorsi incontri. Abbiamo affrontato um, temi molto particolari e cari importanti per la città di Forlì, uh, visto che mi sto occupando tuttora, quindi è un corso ancora lo studio, um, dello studio um, antropologico e paleopatologico uh, del, del protovescovo, del primo vescovo forlivese che è appunto uh, San Mercuriale. E uh, come abbiamo già avuto modo di dire diverse volte, lo studio del, um, del passato, sempre più nel corso di questi ultimi anni,. Uh, sta avendo un'importanza un preponderante uh, in quanto ha ricaduta sul, uh, sul moderno, sia per quanto riguarda nello specifico caso di San Mercuriale, per un recupero anche delle radici culturali e sociali della città di Forlì, uh, ma sia anche per lo studio specifico scientifico del, dei risultati che andiamo ad ottenere, quindi lo studio della paleopatologia come uh, chiave di interpretazione del passato e del presente. Abbiamo dato i numeri delle due puntate, per cui è possibile recuperare quell'ora di informazioni, però in sostanza con una veloce fotografia potremmo, possiamo dire che recuperare quelle informazioni oggi ci permette di... ci permette più cose. Lo studio della paleopatologia ha una ricaduta eh, fondamentalmente su due aspetti del, del presente. Ha un interesse per quanto riguarda la parte dell'antropologia fisica. E in questo caso la chiave di lettura il concetto uh, di patocenosi è un concetto uh, che riguarda la, mh, lo studio delle patologie come specchio della società in un determinato luogo, in una determinata epoca. Quindi la, la patologia del passato, quindi la paleopatologia, permette di interpretare anche l'evoluzione di quello che eravamo in relazione alle condizioni di vita. E questo è l'aspetto uh, prettamente antropologico. Sull'aspetto medico, invece, lo studio della malattia del passato ci permette di capire quando è in sorta, se noi stiamo vivendo al giorno d'oggi con delle malattie che reputiamo erroneamente, come spesso capita ad esempio sulla, sulle neoplasie, che non sono malattie della modernità, sono sempre esistite, uh, e uh, l'evoluzione anche di patogeni particolari, quindi se ciò che avviene oggi è lo stesso o c'è un cambiamento anche. Oggi nei nostri studi anche il dottor Luca Saragoni, il lavoro che state facendo insieme verrà finalizzato a breve proprio diciamo su Forlì, nel territorio eh, di Forlì, perché in un qualche modo chiamate a raccolta tutti coloro che stanno operando in questo settore. Esattamente, il 18 di maggio eh, si terrà al centro universitario di Bertinoro il CEUB il, convegno, il quinto convegno nazionale di paleopatologia. Il convegno è un momento molto importante di confronto, intanto perché eh, raggrupperà in questa edizione un numero veramente importante di università italiane, sono 21 università prevalentemente italiane, alcune anche, alcune anche straniere e soprattutto anche alcune aziende ospedaliere, soprintendenze, società scientifiche. In particolar modo il eh, gruppo di studio che organizza questo convegno, che prende appunto il nome Digipaleo, proprio dal gruppo italiano di paleopatologia, insiste all'interno della società italiana di anatomia patologica e citodiagnostica, che è la SIAPEC, nell'ambito della quale peraltro io coordino il gruppo di patologia dell'apparato digerente. Proprio grazie anche a queste collaborazioni trasversali eh, è nata un po' l'idea insieme a Mirko di eh, organizzare qui questo evento, che porterà quindi qui eh, diverse persone, quindi addetti ai lavori ma l'obiettivo nostro è quello di dare un'apertura eh, all'esterno, quindi alla cittadinanza. In primis, eh, proprio perché l'importanza e la peculiarità degli argomenti che saranno trattati eh, coinvolgeranno in parte anche studi in atto su importanti personaggi storici della città di Forlì eh, e poi soprattutto consentiranno anche alla cittadinanza di prendere confidenza con quelli che sono modalità di interventi, direi, della medicina moderna proprio traslati da quelli che è invece lo studio della paleopatologia. Quindi possiamo dire presso il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro dalle 8.30 alle 19 del 18 maggio, aperto a chiunque sia interessato fino ad esaurimento posti in sala. Questa è la comunicazione ufficiale che ricorda appunto che tutti possono accedere per curiosare in questo mondo. Esattamente. Che sta crescendo molto, mi pare di capire, negli ultimi anni. Certo, devo dire che anche in ambito societario questo gruppo di studio era nato un po' come un gruppo di nicchia, francamente, proprio perché meno collegato apparentemente alla clinica. In realtà eh, nelle ultime edizioni dei nostri congressi nazionali devo dire che c'è stata una partecipazione veramente trasversale. La modernità eh, di questo gruppo eh, si vive in ambito societario anche grazie al fatto che eh, si entra... Trasversalmente in altri gruppi di studio, che fanno clinica, che fanno molecolare, per esempio. Proprio grazie agli studi di eh, patologia e biologia molecolare eh, si riesce a capire e a comprendere meglio non solo eh, i meccanismi patogenetici delle malattie moderne, ma anche le cause spesso di malattie che apparentemente non erano ancora state attribuite ad alcun agente eh, patogenetico. Da neofita, ma curioso, mi pare di capire che la cosa è divertente. <ride> o mi sbaglio? Possiamo dire così, certamente. <ride> Anche per questa unione no? tra diverse discipline, quindi con un grande confronto e uno studio del passato per un'interpretazione del presente e futura, quindi c'è veramente tanto in, in, in questo mondo. Sì, l'interdisciplinarietà della, della materia, che quindi richiama medici, antropologi fisici, storici, ehm, offre una chiave di lettura a maglie larghe. E ehm, nonostante la, la, la specificità scientifica Chiaro. e ehm, anche l'elevato grado di analisi super specialistica certo. che richiede una una, uno studio di questo tipo, offre comunque degli spaccati curiosi che riguardano un po' la storia di tutti. E quindi riferendosi a delle, delle parti specifiche, comunque di personaggi eh, famosi, comunque immediatamente riconoscibili, Ecco che anche il semplice curioso, il cittadino che è interessato a capire eh, la, le ultime ore di vita di Giovanni Dalle Bande Nere, ad esempio, perché apriremo con sì. uh, questo grande regalo che il professor Fornaciari ci fa, Ecco che può essere intelligibile, può essere capito e il, il semplice curioso, appunto, come abbiamo detto, può andare a casa soddisfatto perché si è arricchito di, questa, di queste nuove conoscenze. Avevo malamente banalizzato e massimizzato, diciamo così, utilizzando la parola divertente, ma era proprio un input da, per i nostri amici che ci seguono per essere presenti quel giorno e trarre, diciamo così, il massimo beneficio appunto da questi, da questi spaccati, come ha detto il dottor Traversari. Ad esempio, proprio visto che Giovanni De Medici delle Bande Nere sarà in un qualche modo il protagonista diciamo così, della, eh, della giornata, vogliamo anticipare qualcosa che succederà attorno alla sua figura il 18 di maggio? Beh sì, ehm, Giovanni De Medici, Giovanni Dalle Bande Nere, quindi figlio di Caterina Sforza, è stato studiato qualche anno fa dal professor Gino Fornaciari che assieme a Desto Fulcheri vengono considerati decani della paleopatologia italiana. È stato studiato qualche anno fa, eh, sepolto nella Cappella dei Medici a Firenze, eh, perché le ultime ore di vita avevano delle zone d'ombra e quindi sono stati analizzati in base mh, alla, alla raccolta di documenti che, che, che appunto mh, dettagliavano eh, il dubbio in cui è intervenuto il chirurgo sulla ferita che era stata procurata da, da questo archibugio. Uh, è stato avvelenato? Non è stato avvelenato? Ora, chiaramente, non vi svelo certo. nella, nella migliore insomma, delle tradizioni. Non a telecamere accese, perché poi il sottoscritto vorrebbe sapere assolutamente, <ride> altrimenti non, non, non sfruttiamo l'effetto sorpresa, eh certo. insomma. E quindi lo studio paleopatologico del professor Fornaciari ha permesso di dipanare le nebbie di, quegli, di quelle ultime ore. Eh, ci ha fatto un grosso regalo il professore a venire a parlarci di questo personaggio che mi sta molto a cuore e che aprirà i lavori del, del convegno. Poi affronteremo mh, altre personalità importanti, ci sarà una sessione eh, specifica sullo studio dei santi, io stesso ripresenterò alcuni aspetti di San Mercuriale con alcune novità. Uh, ma si parlerà anche di Lutprando, il re dei Longobardi, insomma ci sono tanti personaggi, tanti motivi per uh, venire tanti spunti per uh, curiosi, sia storici che non, uh, per venirci ad ascoltare. Organizzativamente, questa è una domanda che faccio spesso agli ospiti che appunto vengono a presentarci un evento che si consuma in uno, due, a volte eh, tre giorni, ma che comunque è assolutamente impegnativo da un punto di vista della sua creazione. Organizzativamente, in termini di energie, di rapporti, cosa vuol dire una giornata come questa e in quanto tempo si riesce a creare? Innanzitutto dobbiamo dire che il congresso si realizza eh, con il patrocinio della USLA Romagna, dell'Università di Bologna Dipartimento di Beni Culturali, con la provincia di Forlì Cesena, il comune di Forlì e il comune di Bertinoro. E dobbiamo anche dire, ringraziando ovviamente i partner che, ci hanno, che hanno reso permesso la realizzazione di questo convegno, con il contributo di Estatos Caffè Solidale, con il contributo del eh, panificio Camillo e con il contributo di Ated 2. Ciò premesso doverosamente, è chiaro che lo sforzo organizzativo è importante e presuppone l'esistenza di una rete, di un network scientifico e di rapporti, di relazioni fondamentalmente certo. con università italiane, con eh, aziende ospedaliere italiane che vengono mutuati proprio anche attraverso le collaborazioni scientifiche che noi abbiamo in essere con questi, con questi istituti. È ovvio che eh, la presenza sul territorio di tutte le istituzioni o delle principali istituzioni è doveroso e ci consente proprio un'apertura sul territorio alla cittadinanza e non solo per far conoscere meglio non solo queste discipline eh, che sono estremamente importanti ma peraltro... Mh, Forse meglio conosciute dai pochi, ma soprattutto per dare ampio respiro a tutto quello che si sta facendo per la città di Forlì, che parte già da lontano. Se ricordiamo, per esempio, il progetto di Giovanni Battista Morgagni, certo. che è appunto col gruppo Usa La Romagna Cultura, che pure eh, è presente quindi all'interno di questo eh, convegno, abbiamo appunto attivato eh, in tempi per così dire non sospetti. <ride> ne abbiamo parlato anche in studio, infatti. Una curiosità, dottor Tavesari, come si arriva al, um, ad essere antropologi e a occuparsi, diciamo così, proprio di antropologia fisica? Questa è una domanda da 100 milioni di, sì. di dollari, ma sicuramente um, la curiosità e l'essere affascinati dal, dalla storia del passato, ma anche dagli oggetti culturali del, del passato. In più, ehm, una curiosità specifica su quello che magari potevano essere, che so, da, mi ricordo da bambino ero molto affascinato, è molto banale da dire, ma è così: dalle, dalle mummie egizie. E quindi, questa curiosità a, a tratti poteva essere anche morbosa, quindi con un occhio di un, un certo tipo, insomma. Poi, fortunatamente, crescendo, questa cosa si è declinata nelle giuste, nelle giuste maniere. Però sì, fondamentalmente la, la, la passione per, per l'antico e per questo tipo di aspetto ehm, eh, si, si nutre del, della possibilità di sfogliare libri. Io mi ricordo da bambino nello specifico, eh, mia madre mi, mi forniva sempre dei, dei grossi volumi pieni di foto, delle residenze storiche. Quindi eh, fantasticavo sulla famiglia importante del, del Rinascimento e quindi eh, ho cercato, nel mio piccolo, di trovare una, una mia collocazione per poter cercare di dire qualcosa anch'io. Insomma, diciamo una passione che ha trovato poi una continuità anche nella, eh, nella professione. Fortunatamente sì. Fortunatamente per ora sì. <ride> eh, ad oggi, quali possono essere stati gli elementi emersi durante le ricerche che magari più hanno colpito, più stupito e in un qualche modo anche magari più confermato quelle? Eh, sensazioni da bambino. Eh, sicuramente la parte che mh, più mi ha sempre emozionato è il, il come vivevano nel, nei secoli passati. Eh, questo è un esercizio di stile anche culturale che è difficile da, anche per l'adulto da, da interpretare perché siamo soliti se non ben ehm, educati a declinare la vita passata secondo le nostre abitudini. Questo è un errore grossolano, ma viene chiaramente automatico. Molto comune, sì, esatto. Uh, basti pensare anche all'alimentazione dell'antico, dell che è molto diversa per uh, ovvie ragioni rispetto al, a quello che noi abbiamo oggi. E quindi mh, spesso mi, mi sono trovato a rispon, ad autorispondermi a dei, dei, dei quesiti che mi sono fatto quando avevo magari 6-8 anni. Uh, pensando a come effettivamente vivevano, uh, che so, le tuniche romane, ma come potevano vivere in questa maniera, anche in inverno, <ride> ecco, con lo studio scientifico invece uh, cap capisci molte cose, riesci poi a ricollocare, a dei cambiamenti climatici che effettivamente ci sono stati, una, a uno stile di vita profondamente diverso dal nostro e ti permette anche di uh, relativizzare un po' il tuo pensiero. Quindi nel momento in cui ti approcci a ti approccia uno studio. A mente sgombra eh, non ti lasci eh, guidare da preconcetti, insomma. Questo ovviamente poi viene in un qualche modo ribaltato o comunque è centrato, soprattutto anche sull'aspetto di quelle che sono proprio le patologie, quindi quelle che una volta erano diffuse e poi sono diventate qualcos'altro nelle giornate di oggi, quindi diciamo come si sono mosse letteralmente nel corso del tempo anche geograficamente nello spazio. Assolutamente, una, una funzione della, dello studio delle patologie, quindi della palopatologia intrinseca, è proprio questo. Eh, nel corso di questi anni abbiamo visto eh, crollare un po' dei falsi miti. Che un certo tipo di letteratura semplicistica per vocazione titolistica spesso proponeva e continua a proporre. Quindi, certe malattie che noi reputiamo essere, abbiamo reputato essere del presente del, della società del benessere odierna, in realtà non è così. Prima ho citato brevemente il fatto che le, le neoplasie sono erano considerate una patologia del benessere, quindi l'allungamento della vita, l'accesso la, a degli alimenti particolari. In realtà lo studio della paleopatologia, storicamente parlando, è partito proprio dall'individuazione di alcune neoplasie, addirittura anche alcuni eh, dinosauri avevano delle neoplasie. Um, un nostro progenitore antico, l'Australopithecus sediba, parliamo di circa due milioni di anni fa, aveva già le, delle neoplasie, quindi... Lo studio così dettagliato che è stato fatto nel corso di questi anni ha permesso di ricollocare un po' quello che è anche la nostra vita, ma così anche per quanto riguarda il, il diabete di tipo 2 ad esempio, oppure delle altre eh, malattie che eh, reputavamo per anche carenza di capacità di indagine fino a una decina d'anni fa. Come appannaggio della, uh, della società moderna. E in questo mh, diventa molto attuale come, come discorso, perché spesso quando sento dire si stava meglio quando si stava peggio, in realtà non ne sono poi così tanto convinto. Insomma, <ride> che forse stiamo meglio noi uh, oggi. Mh, basti pensare che nel, negli anni 60 l'aspettativa di vita italiana era di 69 anni. Attualmente, i dati sono del 2017, sono 82 anni. Quindi nonostante la, i titoli sensazionalistici che siamo abituati a vedere, la, la pratica medica e clinica, in realtà, eh, forte anche di questi studi, eh, permette una longevità. Come si incastona in tutto questo l'anatomopatologia? Allora, l'anatomia patologica è, diciamo, parte integrante e integrata di questi studi, proprio perché, accennavo prima agli studi di molecolare, ma non solo, anche dagli studi istologici, cioè dei tessuti che si ricavano proprio da questi reperti antichi, si può risalire alla presenza di malattie e dare quindi un nome e un cognome a queste malattie, identificando anche precisamente anche la gente eventualmente teologico. È chiaro che l'anatomia patologica moderna è facilitata in tutto questo da una conservazione di tessuti che è sicuramente è, è migliore. Il recupero di questi tessuti ai fini delle analisi istologiche prevede ovviamente l'utilizzo di metodiche che sono comunque ben note, soprattutto a chi fa il patologo, il paleopatologo e che noi stiamo mettendo in atto ovviamente anche qui eh, a Forlì, proprio perché ci consente poi di recuperare il tessuto eh, in maniera quasi perfetta. E tutto questo alla fine non è dissimile da quello che noi vediamo sui vivi perché effettivamente le alterazioni sono le medesime e quindi il patologo è proprio il patologo è in grado in maniera molto precisa di identificare le patologie presenti. Allora formuliamo nuovamente un invito a chi ci sta seguendo per la giornata del 18 di maggio ricordando luogo orari e tema, di modo che sicuramente qualcuno sarà interessato a seguirlo con quella curiosità di cui si diceva prima. Allora, il congresso si terrà a Bertinoro presso il centro universitario CEUB nella giornata del 18 maggio a partire dalle ore 9 fino alle ore 19. Quindi, una giornata molto densa. <ride> e Noi ci auguriamo veramente che oltre ad addetti ai lavori, colleghi, quindi professionisti, la cittadinanza possa rispondere nel modo migliore anche perché è aperto e gratuito e penso sia un'occasione più unica. Speriamo non irripetibile, perché ci auguriamo di poter ripetere ovviamente questa esperienza molto piacevole, che mettiamo veramente a disposizione della eh, nostra città e del nostro territorio. Cosa diciamo a chi ci sta ascoltando da altre regioni, visto la copertura nazionale di Tutto Bene TV? Si incuriosisce, ma si prenderà prenderebbe il rischio diciamo così, di venire a Bertinori, in provincia di Forlì Cesena pur di trovare un posto può dare un colpo di telefono prima o scrivere una mail se cioè qualcuno si sta appassionando dal Friuli piuttosto che dalla Basilicata. Certamente, e allora sul sito intanto della Società Italiana di Anatomia Patologica, visto che prevalentemente eh, ci rivolgiamo ovviamente anche a patologi, è presente sia la locandina che il programma che i riferimenti Perfetto. sia del CEUB che mio, ed, miei e di Mirko, e ovviamente eh, tutto questo eh, è rintracciabile eh, da sito web. Quindi chiunque fosse interessato può tranquillamente iscriversi direttamente anche al link del sito del CEO di Bertinoro. Benissimo, così abbiamo dato un'informazione completa, anche perché magari quel giorno per interessi e curiosità deciderà di fare qualche. Chilometro in più per dedicarsi appunto a, questa, a questo tema e a questa giornata. Grazie molto al dottor Mirko Traversari, antropologo fisico, grazie per essere tornato con noi. Grazie a voi. E grazie al dottor Luca Saragoni, anatomo patologo, Ausel Romagna, Presidio di Forlì. Grazie per l'invito. Pochi giorni all'evento, buon proseguo di organizzazione. Grazie, <ride> grazie. Grazie a voi per averci seguito, eh, vi ricordo che come sempre tutte le nostre puntate sono disponibili su YouTube, la nostra email è tuttobene.tvchciola gmail.com, grazie, alla prossima